Sorride Zeman perché ha capito che parlavamo di lui. Chiedevamo a Massimo Profeti e a Fabio Ferraresi in studio. Vediamo se Zeman si dice se è soddisfatto di tutta la partita, sì o no. Mi dicono di no. E può essere di no, io ripeto, per me dobbiamo fare meglio, certo il risultato ci dà soddisfazione, però abbiamo fatto troppi errori più tecnici che tattici. Dove non è contento? Chiaramente in una partita che ha regalato sorrisi, perché il 3-0 è importante. Che non riusciamo a costruire azioni pulite, abbiamo fatto 3-4, poi il resto... Abbiamo giocato troppo veloce, senza ragionare. Le è piaciuta la prova di Tuniov, che è tornato dal primo minuto? Vabbè, ha giocato, ha cercato gol con Tirios. Io lo vorrei sempre più mobile, perché mi si ferma nel mezzo e non gioca. Diciamo che vorrebbe quella mobilità che ha dato per 20 minuti De Marco quando è entrato. Va fatto bene De Marco. Nel complesso, Zeman, la cosa che lei ha detto in conferenza stampa ieri, spero che Cuppone rimanga, insomma, ha fatto scatenare anche l'applauso alla sostituzione per Cuppone. Dell'Icarri adesso ha detto che non si muove. No, penso che non c'è motivo per levarsela, ha fatto bene, sta facendo anche gol, speriamo che continui. Io però faccio la stessa. Guarda che ogni tanto praticamente non è all'altezza, però è un lavoratore, corre dappertutto e certe volte ci riesce anche. Oggi però Cuppone, a differenza delle altre volte, mi corregga se sbaglio Zeman, mi è piaciuto quando veniva incontro alla squadra e ha fatto giocare la squadra, cosa che non faceva prima Cuppone. Ogni tanto l'ha fatto, non l'ha fatto sempre, perché anche lì contropiede che portava la palla per 40 metri, dall'altra parte sono partiti in tre, non li vede. Io faccio l'ultima da parte mia, poi do la linea allo studio. Lei ha, diciamo, due uomini che ha allenato a Foggia, che sono Di Pasquale e Merole, li ha punzecchiati spesso, segnano ad Arezzo, segnano oggi, vuol dire che sono entrati finalmente in campo come vuole lei? Ma non è problema di fare gol o non farlo, il problema è di giocare quello che dovrebbero giocare. Merola ancora insiste troppo ad andare solo invece di cercarsi 1-2, che ci viene più facile andare via gli avversari. E Pasquale oggi ha fatto bene fase difensiva, poi che si è trovato dentro per fare gol, deve essere contento lui, non io. Franchini era diffidato, ammonito, salterà il derby, recupererà da Gasso e Squizzato? Speriamo. Studio per Zeman. Fabio Ferraresi. Ma io faccio la stessa domanda che ho fatto al direttore, e chiaramente il mister sarà più chiaro sulla risposta. Secondo lui ci abbiamo ancora dei margini di crescita ampi, visto anche l'età, come ha detto Daniele, di questa squadra da qui alla fine. Chiede Fabio Ferraresi, che naturalmente la saluta al pari di Massimo Profeta, se quanti margini di miglioramento ancora questa squadra, vista la giovane età. Ma io aspetto quando ci mettiamo a giocare sul serio. Per ora accenniamo qualche cosa, non siamo continui, nel senso che non abbiamo combinazioni sempre uguali e sbagliamo giocando, portando sempre troppo la palla. Non so se avete un'altra domanda per Zeman, se no lo salutiamo con una battuta. No, va benissimo così. Allora, le chiedo questo, Zeman, perché Dell'Icarri ha detto, ridendo, quindi forse era una bugia, che può restare solo con Cuppone in attacco fino a quando rientrerà Vergani. Lui vuole giocare per tutti. Va bene, si accontenta solo di Cuppone? Va nel mezzo a destra e a sinistra, magari leva spazio e altri due, però... Finché si muove sempre. Ma va bene solo lui, non serve nessuno dal mercato. Ma penso di no, io ripeto, a parte che abbiamo ragazzi, però si può giocare così.